sto baciando l'uovo, è buonissimo. E c'è qualcun altro che ti vuole dare un bacio, Luisa? Quello è il mio di uovo, zuccone. No, questo qua è il mio, Vera. Vera! Ciao a tutti, io sono Vittorio. E io sono Pepe. Benvenuti nella Vitto Family. Oggi è la giornata che tutti voi Vitto Family stavate aspettando da tantissimo. Finalmente salveremo Vera dalle griffie di Capitan Gattini. Quindi Capitan Gattini, se ci stai sentendo, ecco, dici dove è Vera, perché abbiamo vinto tutte e tre le sfide. Tu lo senti? No. Capitan Gattini! Capitan Gattini, dove sei? Forse dorme. Mi sa che sta dormendo. E quindi dobbiamo svegliarlo. Come lo svegliamo? Io avrei un'idea. No, fai troppo casino con quello là. Ma una volta sola. No. Solo per svegliarlo. Non mi fido di te. Tu questo qua fai un casino micidiale con questo. Pazzita! Non soltanto Capitan Gattini, svegli tutto il mondo! Anche chi sta in Australia! I miei timpani adesso sono esplosi! Ah, basta, dammelo! Ok. Piano, 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 così si svegliano le persone! Capitan Gattini, per favore, potresti Cosa stai facendo? Niente! Cosa hai in mano? Niente, non ho niente in mano! Guarda, è libera! Guarda, anche questa mano è libera! Sei sicura? E allora fammi vedere entrambe le mani adesso! Guarda! Cos'è quello? Niente! Dammi la tromba! Questa qua è meglio che la prendo io. Ok, mi sa, cioè adesso non è sveglio, non so come potremmo svegliarlo. Grazzone, sei sveglio! Non dire queste cose, maleducazione, magari poi si arrabbia. Ricordati che lui è Vera. Se si sveglia ce la danno? Con le buone maniere si ottiene tutto. Non dobbiamo dire brutte cose, dobbiamo dire: mi scusi Capitan Gattini, potrebbe dirci dove è Vera gentilmente? Le offriamo anche una tazza di tè? Capito, così devi fare, prova anche tu. Ok, aspetta. Ecco. Grassone pigrone, ti svegli, scusami. Non devi fare così, lui si arrabbia, lui è Vera. Potrebbe farle qualsiasi cosa, non devi farlo arrabbiare. Devi usare le buone maniere. Aspetta, ci riprovo. Stupendo grassone pigrone fannullone! Oh! Chi mi ha chiamato grassone fannullone? Chi è stato? Chi è stato? Sei stata tu, maledizione, vedi, si è arrabbiato! Io? E adesso cosa gli diciamo? No, non siamo stati noi! Sono sicuro che siete stati proprio voi! Forse è sordo! Non ci ha sentito benissimo! No, è stato quest'alieno! È stato lui a dire questa cosa, prenditela con lui! Quell'alieno è un pupazzo! Siete stati voi! Scamati, perfetto, adesso si è arrabbiato per colpa tua. Capitan Gattini, sì, sono stata io, sei felice? Ci vuoi dare, Vera? Ah già, Vera, bene, siccome mi avete fatto arrabbiare, dovrete superare un'ultima sfida. Come sono cattivo e cattivello. Ci mancava soltanto questa, grazie mille, Pepe. Dobbiamo superare l'ennesima sfida. Io non ce la faccio proprio più. È colpa tua. Quello non si svegliava. Tu non l'hai svegliato con le buone maniere. Allora io ho preso la tromba. Hai visto come sei svegliato? Sì, d'accordo. Capitan Gattini, qual è la prossima sfida? Dovremmo risolvere degli indovinelli impossibili. Un indovinello è semplice, non dobbiamo fare nulla di pesante. Grazie al mio super cervello riusciremo a risolverlo. Dimmi pure l'indovinello, Capitan Gattini. Beve tanta acqua ma non ha sete. Che cos'è? Ora tanto su questi idioti non riuscirete mai a risolverlo. Idiota sarà lui. Beve tanta acqua ma non ha sete. Ma certo, beve tanta acqua ma non ha sete. Certo, ovviamente il... cos'è? Non lo sai? No. Ma scusami, non avevi tipo un cervellone? Sì, però è stanco e quindi si sta un attimo ricaricando. Gli serve un po' di tempo al mio cervello. Cos'è che beve tanta acqua ma non ha sete? Non lo so. L'alieno? Magari l'alieno non gli serve l'acqua per bere, no? Non lo so, potrebbe essere lui. Questo è un pupazzo e quindi non beve mai. Già, è vero, i pupazzi non bevono, non può essere l'alieno. Ora... cervellone. E sentiamo tu, principessina, Fefe, cosa dovrebbe essere? Non lo so, devo pensare. Io non so cos'è, però so cosa non è. Cosa non è? Io e te. Noi beviamo, per esempio, tipo adesso io ho sete, però non c'è l'acqua. Perché stai muovendo la sedia, scusa? Così cammino e penso. Vabbè, l'importante è che comunque ci arrivi a questa cosa. Se funziona, mi sembra che stai facendo tutto tranne che pensare a qualcosa. Allora,
Aspetta, io so un metodo infallibile. È tutta quanta una questione di testa. Per risolvere gli indovinelli, ho un metodo infallibile. Ah! Ok, aspetta, forse ci sono. Hai risolto? Sì, aspetta. Ti aiuto! Devi Guarda, ci sono! Aia! Ok, va bene, aspetta! Basta questo stupido pesce! Il pesce? Il pesce sta nell'acqua! È vero, il pesce beve l'acqua! Il pesce beve l'acqua, ma non ha sete! È lo squalo! Che cosa? Ma come diavolo avete fatto a risolvere? Volevo dire sì, è lo squalo, maledizione! Non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta! Sì! Sì, grazie, grazie, squalo! E adesso salverò lo squalo che baci. Squalo, vieni qui! La nostra storia d'amore è già finita! Non penso che lo squalo lavoresse, vedi la faccia un po' traumatizzata? Secondo il dovitello non ci riuscirete mai a risolvere perché tanto siete dei caproni! Cos'è che tutti sanno aprire ma nessuno sa chiudere? Tutti lo sanno aprire ma nessuno lo sa chiudere! Questa la so, La so! L'armadio! L'armadio? L'armadio! L'ho aperto e mo... Ti stai dicendo che tu sai aprire l'armadio ma non lo sai chiudere? E guarda, se faccio così non si chiude più! L'armadio si chiude così come lo apri, vedi? Lo chiudi e lo apri, lo chiudi e lo apri, lo chiudi e lo apri, lo chiudi... Ok, capito, Vittorio, ho capito dove è l'armadio! Non può essere l'armadio, deve essere qualche altra cosa, come per esempio i cassetti! Ecco quelli! I cassetti si possono aprire, però non si possono... Chiudere così? Già, sì, i cassetti si possono chiudere. E allora che cosa diavolo è che sti quanti sanno aprire ma nessuno sa chiudere? Il cervello di Capitan Gattini? Ehi! Chiedo scusa, non facciamola arrabbiare. La porta? No? Si chiude e fa rumore. E poi si apre, ok, non è la porta. C'è arrivata. Siamo stupidi, dobbiamo pensare bene. Siete delle stupidissime teste d'uovo, lasciatemelo dire. Uffa, ci prende in giro, Capitan Gattini. Ma sai che quando ha detto teste d'uovo mi è venuta voglia di un po' d'uovo? Ehi, possiamo mangiare un po' di uova per pensare? Sì! Grazie, andiamo in cucina, magari se mangiamo qualcosa e nutriamo il nostro cervello e arriveremo alla soluzione. Le uova io le metto sempre al fresco fuori al balcone. Aria, finalmente non ce la facevo più a stare là dentro. Ecco qua, le uova, belle fresche fresche. Ma come diavolo avete fatto a trovare la risposta? Ma quale risposta? Risposta, zitto, ma quale... sta dicendo la risposta? E che c'entrano le uova con la risposta? Aspetta, tutte la sanno aprire? Ma nessuno la sa chiudere le uova! Sì, ma io ti volevo dire un'altra cosa. Che cosa mi vuoi dire di più importante, Fefe, del fatto che abbiamo trovato la risposta e anche delle uova? Guarda chi c'è! L'uovo? L'uovo, no, sì, no, è Vittorio. Buonissimo l'uovo, è buono. Che c'è, Fefe? Sto baciando l'uovo, è buonissimo. E c'è qualcun altro che ti vuole dare un bacio? Guarda chi c'è? Quello è il mio di uovo, zuccone! No, questo qua è il mio, Vera! 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 Ti abbiamo trovata! Sì, aiuto, aiuto! No, Vittorio, ti prego! Dammi l'uovo! Vera! Ti abbiamo trovata! Non sai che casino abbiamo fatto per trovarti! Abbiamo affrontato i lui mannari, poi abbiamo fatto il ballo di Fortnite, abbiamo fatto... le sfide sulla lava! La lava! Mi sono bruciata il piede! Sì, esatto! Sì, tutto ciò è davvero molto commovente, però dammi il mio uovo, per favore! Vera, innanzitutto questo è il mio uovo, è un po' di ringraziamento, ti abbiamo salvata da Capitan Gattini! Comunque questo è il mio uovo! Comunque è il mio uovo, ok? Dammi l'uovo! Ma che bello essere tornati qui a casa! Letto, dolce letto! Ma come diavolo avete fatto a risolvere tutti i indovinelli? Beh, al dire la verità, vedete, col mio super cervello, ovviamente. Sì, certo, il tuo super cervello. Se no, grazie a chi? Grazie a me e al mio super intuito. Ma sentite, grazie a lei è stata Fefe o è stato Vittorio a risolvere gli indovinelli? È Vittorio. Se io non avessi detto di mangiare le uova non le avremmo mai trovate. La cosa importante però è che abbiamo trovato Vera, ma soprattutto le uova. Che c'è? Non hai fame tu? In effetti, sì. Bene, ciao Capitan Gattini e non tornare mai più, grazie. Lo tornerò molto molto presto.
Che cosa disgustosa, non sa nemmeno fare una risata cattiva, va bene? Ma a sputarlo? Sì, a schifo! Io sono Vittorio. E io sono Pepe. Ciao! Vado a mangiare le uova. Se volete diventare anche voi dei veri e propri membri della Vitto Family, dovete avere assolutamente le magliette ufficiali. Per avere la maglietta ufficiale della Vitto Family con l'autografo, basta andare su vittorioloffredo.it e la maglietta ufficiale arriverà dritta dritta a casa vostra e diventerete dei veri e propri membri della Vitto Family. Vittorioloffredo.it. Aspetto lì, ciao!